Questa trasmissione è offerta da Palmanova Outlet Village. L'Outlet Village Palmanova è la cittadella dello shopping del Nord-Est, aperto anche le domeniche. Palmanova Outlet Village ad Aiello. www.palmanovaoutlet.it. Serre Bearzot. Dai fiori recisi alle piante di tutti i tipi, Serre Bearzot fornisce un'ampia gamma di servizi anche per cerimonie. Serre Bearzot ad Aiello del Friuli. www.serrebearzot.it. Andrea Bellavite, sindaco di Aiello, siamo qui per la 202esima festa di San Carlo. È una festa importante, qual è l'importanza che riveste per questo paese? Ma intanto è una festa storica, per cui ben da 202 anni viene celebrata e diventa una delle più belle occasioni per il paese, non solo per ritrovarsi insieme, ma anche per aprirsi alla visita di tantissima gente che viene un po' da tutte le parti, anche dalla Slovenia, addirittura dalla Carinzia, oltre che da tutto il Friuli, per poter assaggiare le specialità particolari di questa festa. Vogliamo dirlo qual è la specialità di questa festa? Io penso la principale è il tacchino alla Radetzky. Il tacchino è un po' il motivo conduttore di tutta la festa, però è vero che anche per coloro che sono vegetariani o non vogliono mangiare carne degli animali ci sono tantissime altre possibilità, quindi la festa ovviamente non è aperta soltanto a chi ama la carne, è aperta a tutti ed è un bel luogo, un momento di socializzazione con concerti, in particolare per i giovani, momenti di ballo, poi c'è la marcia longa che è sempre un momento che attira migliaia di persone e se è bel tempo veramente è una bella occasione per passare una domenica diversa dalle altre. Ha parlato di affluenza anche oltre confine, quali sono i numeri più o meno di questa festa? La festa dipende moltissimo dal clima, diciamo che in caso di maltempo normalmente è la marcia longa che la fa da padrone e si arriva attorno al migliaio di persone, altrimenti si arriva molte di più, il paese proprio viene riempito completamente, poi ci sono anche le giostre e già il sabato pomeriggio poi ci sono tutta una serie di iniziative culturali molto interessanti con l'inaugurazione delle mostre curate in modo particolare dal Navarca e venerdì sera si apre con una inevitabile riflessione sulla figura di Francesco Giuseppe e poi di tutta la storia austro-ungarica di questa comunità iellese. Siamo ora con il signor Stefano che ha fatto della storia la sua passione e anche il suo lavoro, quindi chi meglio di lui può raccontarci la storia di questa fiera di San Carlo? Si parla di 202 anni di fiera. Eh sì, certo, è stato festeggiato la 200esima occasione nella quale essa si è tenuta nel 2015, che poi l'anno nella quale è stata 200 anni fa, è stata richiesta, 1815. Già da tempo qui ad Aiello nel primo autunno convenivano un gran numero di venditori di bovini, armenti, cavalli, quindi animali in genere. Il comune di Aiello, quindi in quell'anno, 1815, ha detto perché non ufficializziamo questa presenza con una fiera vera e propria, cioè un luogo dove si possono scambiare merci, in primo luogo naturalmente animali, quindi quello che dicevamo prima, no? Che provenivano soprattutto dalla vicina Slovenia, che portavano qui i venditori. E quindi è stata fatta questa richiesta alle autorità, in quel tempo qui era l'impero austriaco, è stata fatta una richiesta alle autorità competenti e a dir la verità la data in cui il comune di Aiello avrebbe voluto tenere questa fiera non era ai primi di novembre come è accaduto, ma era ai primi di ottobre per il giorno di San Francesco, forse per motivi commerciali o anche probabilmente anche i motivi dell'atmosferici del tempo, però c'è stata una forte resistenza da parte
di Palmanova, perché a Palmanova c'è la Fiera di Santa Giustina che si tiene proprio nei primi, nella prima domenica, la seconda domenica di ottobre, e quindi il peso di Palmanova ha fatto sì che le autorità dicono sì, vi diamo la fiera, però in un'altra occasione, cioè nel giorno di San Carlo. Quindi questa fiera non è che voglia celebrare in qualche modo il santo, è soltanto il giorno nella quale si tiene. In origine erano tre giorni di fiera, no? Proprio per dar tempo, perché in quei tempi le comunicazioni venivano tutti a piedi, no? Per dar tempo alla gente di arrivare e di partire. E da lì è cominciato, no? Quindi nel 1816 c'è stata la concessione proprio imperiale, in quel tempo imperatore era Francesco I d'Asburgo, c'è la concessione imperiale, e da quel momento è cominciata la storia di questa fiera, che è stata veramente importante finché è durata l'Austria. Poi sono cambiati i tempi, ma anche le condizioni economiche, no? Quindi anche la vendita o la compra di animali è diventata un'altra cosa, oppure si faceva in altre situazioni, in altre occasioni. Però è rimasto comunque la tradizione, questa ha continuato a mantenersi, anzi in questi ultimi decenni è stata anche rinverdita, ecco. Ovviamente c'è stata un'evoluzione dei tempi, come dice lei, ci sarà stata sicuramente anche un'evoluzione della fiera. Lei che ha vissuto diverse edizioni, in cosa ha visto cambiare questa fiera? Nello spirito no, perché questo c'è sempre stato, è un avvenimento che viene atteso in paese, ma non solo, anche nei paesi contermine, perché è un'occasione così di ritrovo, come si diceva anche in precedenza, da parte del sindaco, per mangiare alcune specialità, per girare, per fare un po' di festa. Quindi questo si è mantenuto. Quello che io ho visto nella mia vita è che nei decenni, in alcuni decenni era un po' decaduta, ecco, il numero dei venditori che vi venivano era piuttosto limitato, eccetto in alcune occasioni quando alcune associazioni hanno voluto darle qualche occasione di più per attirare le persone. Poi verso la fine degli anni 70, soprattutto dovrei dire per merito di un'associazione che è un gruppo di marciatori che dal Dindiate, è stato ridato nuovo spirito e slancio, facendolo nuovamente un'occasione in cui almeno venivano anche o vengono un centinaio di venditori ambulanti, e poi tutta un'altra serie di manifestazioni con termine che le hanno ridato quello slancio che aveva all'origine proprio. Siamo qui con Lorenzo Berzot, titolare dei Vivai Berzot. Qual è la storia di questi vivai? La nostra azienda è nata più di 50 anni fa, con titolare mio papà Livio e mia mamma Rina. Abbiamo cominciato con una piccola saletta qui a Ioannis, poi ci siamo trasferiti nel 70 ad Aiello, ingrandito un po', abbiamo fatto altre serre. Poi nel 2000 abbiamo costruito questo garden qua. Adesso lo stiamo mandando avanti noi, insomma, ecco. E quanto misura questo vivaio? È bello grande? Sì, allora sono circa 20.000 metri quadrati di terreno dove ci sono delle serre di produzione, in più c'è questo garden che è circa un 800 metri quadri di garden, 1.000 metri quadri di garden. Noi siamo proprio davanti alle orchidee, che sono splendide, ma cosa possiamo trovare, soprattutto in questi giorni? Ci stiamo anche avvicinando alla festa dei santi, dei morti. Sì, sì, soprattutto adesso abbiamo nella nostra produzione crisantemi, sia in vaso che precisi, ciclamini, dopo stiamo già preparando per il Natale, con le stelle di Natale che produciamo noi e via via, insomma. Siamo nel bel mezzo dell'angolo natalizio, tanto verde, tanto rosso, ovviamente tanti alberi di Natale. Si inizia già a vendere qualcosa? Sì, cominciamo già a vendere, è già cominciata un po' la vendita del Natale, è in via di... non è ancora finito di allestire, perché purtroppo, essendo stato tanto lavoro, non siamo riusciti ancora a completarlo, ma in giro di 10-15 giorni sarà completato, con le luci, con tutte le sue cose in particolare. Insomma, noi cerchiamo di curare molto i particolari sia degli alberi che delle composizioni e tutto, insomma. Quindi voi fate già un allestimento anche per quanto riguarda l'albero di Natale? Chi vuole può arrivare qua e prendere l'albero di Natale già allestito? Volendo anche questo, sì, sia prenderlo già fatto, già completo di luci e tutto, oppure da costruirselo loro, insomma.
Dunque Lorenzo, tu qui ci hai preparato alcune fra le bomboniere che preparate. Che cosa abbiamo qui? Allora, ci sono alcuni esempi di bomboniere che noi facciamo come gli piace anche agli sposi. Ci sono dei sacchettini, delle composizioni, un vaso in vetro, tutto quello che gli piacciono agli sposi noi lo creiamo, insomma. Vengono già con loro idee, magari con... che vedono magari su internet, adesso c'è la moda dell'internet, vedono e noi li realizziamo. In più facciamo, come ti dicevo prima, le partecipazioni anche scritte a mano, facciamo i tableau, anche quelli scritti a mano, e in più facciamo tutto il discorso degli sposi, dai fiori in chiesa, al ristorante e così via, insomma, ecco tutto. Cosa ti chiedono più spesso gli sposi a livello di bomboniere? Ma a livello di bomboniere cercano di spendere il meno possibile adesso, perché fanno ecco solidale, allora cerchiamo di farli spendere poco, insomma, ecco, questa è la nostra filosofia, ecco, sia anche negli addobbi della chiesa e tutto, insomma, ecco. Ho visto anche che ci sono tanti scomparti dove ci sono tanti elementi da assemblare, quindi alla fine davvero gli sposi possono scegliere in base a quello che vogliono spendere, noi li assembliamo, insomma, ecco. C'è anche la possibilità di acquistare qui dei fiori recisi. Sì, puntiamo anche molto sui fiori recisi, sui mazzi per regalo, e per qualsiasi cerimonia, anche per i battesimi, per le cresime, per legarsi di nuovo al discorso delle bomboniere che mi ero dimenticato di dirvi prima, anche, non è solo per gli sposi ma anche per i battesimi, per le lauree, per le cresime e anche i fiori recisi uguali, insomma. Siamo all'Outlet Village di Palmanova e siamo con il direttore dell'Outlet. Buongiorno direttore, chi viene qui all'Outlet e che cosa può trovare? Buongiorno a tutti, chi viene qui all'Outlet può trovare un'esperienza di shopping completa, può trovare ottimi ristoranti, può trovare bellissimi negozi, un'atmosfera sempre allegra, può trovare una giornata diversa da quella, diciamo, del centro commerciale, perché qua siamo all'aperto, quindi si gode, insomma, di un ambiente confortevole. E infatti noi stiamo camminando attorno ai negozi qui dell'Outlet in questa bellissima giornata e tra l'altro ci stiamo avvicinando a quella che è una novità. Esatto, noi come società di gestione siamo qui dall'inizio del 2016, abbiamo aperto 6 negozi nel 2016, già 7 nel 2017, l'ultimo arrivato è Roncato, quindi valigeria italiana, quindi negozi e marchi di ottimo livello italiani, perché comunque il nostro focus rimane sempre il Made in Italy, quindi l'ultimo arrivato che ci sta dando grande soddisfazione è appunto valigeria Roncato. Quindi grandi brand, vogliamo ricordare qualcosa appunto che c'è qui all'Outlet, altri nomi? Assolutamente, abbiamo Ixos Mallone, abbiamo Alberta Ferretti, Moschino, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Nike, Puma, Anna Rita N. Ricordava quindi tanti negozi e ristoranti, quindi dal mondo anche nel mondo della ristorazione. Assolutamente, abbiamo aperto proprio quest'anno Well Done, che è un'eccellenza italiana di hamburger, di pizza e di pasta. Abbiamo fatto un nuovo format di Doc Dall'Ava, quindi andiamo sui sapori friulani, sul prosciutto San Daniele, con un format bellissimo e innovativo di grande successo. Stiamo lavorando per migliorare i servizi del village, abbiamo inaugurato un'area giochi bellissima in legno naturale, abbiamo portato wifi, la fibra ottica, il wifi gratuito nel centro. Lavoriamo per dare un servizio ai nostri visitatori. Chi viene qui all'Outlet Village può trovare tutto quello di cui ha bisogno per passare una giornata completa a 360 gradi e infatti tante sono anche le iniziative. Assolutamente, lavoriamo per rendere il centro sempre accogliente, durante l'estate abbiamo avuto concerti importanti, abbiamo avuto la Village Night con degustazione di vino e il concerto di Samuele Bersani. E allora Giada, tu sei la responsabile marketing, approfondiamo quelli che sono gli eventi che ci aspettano, che vedranno coinvolto l'Outlet di Palmanova. Dal sabato 18 novembre inaugureremo con le luminarie la stagione delle attività natalizie del village. La piazza si vestirà di magia, infatti avremo un albero di 10 metri e una coreografia a tema favole. In questo caso Biancaneve, che sarà in linea col key visual della campagna natalizia.
quindi una grande postazione selfie dove i visitatori potranno fare delle foto e poi una grande mela di Biancaneve. Con l'accensione delle luminarie ci sarà il primo dei tre eventi previsti per il Natale. Ci saranno i Nuart con una performance di danza e musica. Seguirà il sabato 9 dicembre lo spettacolo dei Lonely Tunes. Nel pomeriggio i character della Walt Disney animeranno le vie del village e sabato 16 dicembre ci saranno i gospel, che praticamente con canti natalizi contribuiranno a rendere l'atmosfera natalizia a 360 gradi. Questa è anche un po' la nostra mission, rendere esclusiva l'esperienza di shopping contribuendo a creare valore aggiunto per la nostra clientela. La 202esima Fiera di San Carlo, un'occasione anche per poter vedere quello che è il simbolo di Aiello, le meridiane, perché ne parlavamo poco fa, ce ne sono più di 100. Sì, sì, anche questo dal... Una ventina d'anni, ecco, c'è stata questa diffondersi della meridiana all'interno del comune, anzi sì, di tutto il comune di Aiello, ne è diventato quasi un motivo, come diceva bene lei, simbolo, no? Il paese delle meridiane. È un elemento in cui si sposa l'elemento estetico, perché sono belle da vedere, ma anche quello scientifico, la misurazione del tempo, no? Che è una particolarità di questo paese, perché non credo che in altri, forse neanche nel mondo, ci siano località dove c'è questo gran numero di meridiane. Dopo aver parlato di storia, parliamo ovviamente, entriamo nel vivo della festa e ovviamente siamo con la presidentessa della Proloco, Luigina Livon, che ci racconta come si svolgerà questa festa. Allora, la festa partirà il 3 novembre, naturalmente con l'intrattenimento per i giovani. Poi il sabato continuerà l'intrattenimento per i giovani, le associazioni apriranno i loro chioschi, perché è un momento per raccogliere qualcosa per le loro attività. Il clou è domenica 5 novembre, come ogni anno da tanti anni, che ha il punto centrale nella fiera, cioè nel mercato per le vie del paese. Poi naturalmente si cerca di arricchire la festa con ulteriori richiami, come può essere le mostre, la marcia, che è alla 41esima edizione, e intrattenimento per bambini, annullo postale, che è già più di 20 anni che si fa l'annullo postale ad Aiello su un qualcosa di particolare del paese. Quest'anno sarà sulla storia del municipio ed è una cosa che richiama molti, molti appassionati di filatelia, quindi è una cosa molto bella. Dunque, Luigina, noi siamo proprio nel cuore di quella che è la festa, perché questo è il giardino delle meridiane, ma è anche il giardino, noi vediamo il cortile del Museo della Civiltà Contadina. Ecco, perché vediamo infatti alle nostre spalle, ci troviamo proprio nel luogo dove ci sono tutte le varie mostre. In particolare qui mostra fotografica. Mostra fotografica colori ad Aiello, mostra fotografica sui campanari ad Aiello e in Friuli, un'altra mostra fotografica su il Friuli imperiale, cioè foto vecchie di Aiello durante il periodo imperiale, più c'è un'altra mostra a fianco alla chiesa sulla storia degli abiti da sposa. Quindi ce n'è per tutti i gusti e, volendo, c'è anche la possibilità di vedere un mosaico che ovviamente ricorda l'epoca imperiale. Sì, l'aquila bicipite, però quello verrà inaugurata nel Borg dei Fraris, così chiamato, cioè via Battisti, sulla facciata dell'ex convento, che adesso sono case popolari. Comunque è rimasto tale quale era il convento dei Dominicani nel 1700 ed è rimasto tale quale come facciata, e quindi lì verrà inaugurato un mosaico con lo stemma dell'aquila bicipite famosa ad Aiello, perché sappiamo che Aiello fino al 1917 era asburgica e quindi
qua c'è ancora molta nostalgia. E quindi anche un'occasione per conoscere la storia di Aiello. Luigina, io so che ti abbiamo strappata a tutti gli impegni perché siete in preparazione per quella che è la cucina, anche perché la festa del tacchino, tante sono le specialità che andremo ad assaggiare. Vogliamo andare a vedere un po' come si sta preparando questa cucina anche dal punto di vista culinario? Le signore non è che si vogliono far vedere quelle che stanno cucinando. Noi ovviamente, attirate da questo profumo, non potevamo non venire qui, perché le signore del paese sono qui all'opera, sento che annuiscono, effettivamente c'è un buon profumo. E che cosa si sta preparando? Adesso stiamo preparando il sugo per le tagliatelle alla Radeschi, cioè il sugo, col sugo di tacchino. E quali sono le altre specialità di questa festa? La specialità più importante è appunto il tacchino alla Radeschi, che è una ricetta vecchia, tramandata, e che poi abbiamo rifatta nostra per poterla distribuire nel chiosco, nel tendone. Ecco, quanto lavoro c'è per una festa del genere? E come vedete, per cucinare siamo già da oggi fino a sabato. Quindi una settimana, però dietro alla preparazione di tutta l'organizzazione della fiera e della festa io ho già più di un mese che lavoro. Però è molto bello vedere che comunque è una festa organizzata e dove la cucina viene realizzata dalle signore del paese. Sì, senz'altro, sono tutte signore del paese, tutte volontarie, quindi non paghiamo cuochi, no. Quindi è gente che quando prende l'impegno lo porta fino in fondo e si danno veramente da fare, sono veramente brave. Allora, Luigina, vogliamo andare anche a parlare un po' con loro? Io girerei qui, vado dall'altra parte del tavolo. Signora Mariucci, quante feste del tacchino ha visto lei? Guardi, ho 80 anni, faccio un po' conto lei, sono nata a Aiello, spero di morire a Aiello, quindi ne ho viste parecchie. E sempre qui in cucina a preparare il tacchino per tutti coloro? Una volta no, perché avevo un'altra attività. Poi quando sono rimasta vedova sola, allora mi sono buttata più in queste cose, perché mi piace. Io amo molto il paese, le tradizioni, e mi dispiace diventare vecchia proprio per questo. Perché mi piacerebbe proprio che vada avanti questa cosa. Ci raccontava poi Luigina che una volta si cucinava nelle case e invece adesso... Facevamo la polenta noi in una casa vicino alla mia, una casa disabitata, facevamo le polente tutte a mano, ancora la polenta lunga, non quella rapida di oggi, e poi le mettevamo nelle vaschette così, in modo da tagliarle dopo bene a fette per brustolirle sulle griglie a casa. È sempre stata una festa molto genuina, fatta dalle signore del paese, tutte le specialità sono state fatte da voi, quindi vogliamo invitare il pubblico di Udinese TV a venire a questa festa? Altro che, e come, devono venire, se no... Con i molin al chan. Se no cosa si perdono? Perdono qualcosa di particolare, veramente. Va bene, sì, allora. Sì. Grazie signora Mariucci e grazie a tutte le signore che sono qui al lavoro e che lavorano per tutti noi e per far venire al meglio questa festa, e ovviamente noi non mancheremo. Questa trasmissione è stata offerta da Palmanova Outlet Village. L'Outlet Village Palmanova è la cittadella dello shopping del Nord-Est, aperto anche le domeniche. Palmanova Outlet Village ad Aiello, www.palmanovaoutlet.it. Serre Bearzot, dai fiori recisi alle piante di tutti i tipi, Serre Bearzot fornisce un'ampia gamma di servizi anche per cerimonie. Serre Bearzot ad Aiello del Friuli, www.serrebearzot.it. Thank you.